Vincere il premio Viareggio o voleva fare un gran poemone medievale che tutti gli altri avrebbero studiato per tutti i secoli, ma c'è un motivo, un motore anche, che spiega questo prodigioso marchingegno meraviglioso che è la commedia, e il motivo, come ha notato un grande poeta come Eliot, è un motivo molto personale, lo dice Dante stesso quando alla fine dell'opera che precede la commedia, che è la Vita Nova, finisce la Vita Nova con una frase che andrebbe scritta in tutti i muri di tutte le scuole del regno, come si diceva una volta, perché Dante dice: io spero che Dio mi dia abbastanza giorni per scrivere di lei quello che nessuno ha mai scritto di nessuna. Cioè a Dante cos'era successo? Quello che tutti noi sappiamo ma sottovalutiamo un po'. Aveva incontrato Beatrice. Aveva incontrato Beatrice, un miracolo, come dice lui. Aveva incontrato un miracolo. E poi era successo che questo miracolo era morto, quello che racconta la Vita Nova. Quindi Dante si era trovato nella situazione in cui tanti uomini si trovano, tutti noi ci troviamo in qualche modo. Aver ricevuto un miracolo, aver visto una cosa bella, una cosa che sembra beare la vita, che può essere un amore, può essere la giovinezza, può essere qualcosa di bello, qualcosa che sembra talmente bello da essere chiamato miracolo, ha ricevuto un miracolo e poi l'ha visto andare via, l'ha visto scomparire. E allora Dante fa quello che, per esempio, vorrebbe fare qualsiasi persona, penso per esempio agli amici della mia terra, dell'Emilia Romagna, che sono stati colpiti dal terremoto. Quando perdi qualche cosa che ti aveva beato la vita fino a quel momento, cosa vuoi fare? Quello che fa Dante: vai fino in faccia a Dio, vai fino in fondo agli occhi di Dio, fino in fondo all'essere, per vedere cosa c'è lì in fondo, cosa c'è negli occhi di Dio. C'è uno scherzo, c'è una beffa, c'è una fregatura, cosa c'è? E Dante fa questo viaggio, e questo viaggio lo fa per questo motivo, perché va incontrato Beatrice, l'aveva persa, e allora vuole andare a vedere cosa c'è in fondo alla vita. E come fa per fare questo viaggio? Tutti noi abbiamo almeno incontrato la commedia un po' a scuola e lo sappiamo. Dante fa un viaggio attraverso tutto quello che ha saputo, che ha incontrato. Cosa fa nella commedia Dante? Giudica tutto, cioè è come se rifacesse tutta la propria esperienza, quello che ha letto, i libri che ha sentito, le storie, i gossip come Paolo e Francesca, cioè riprende tutto quello che ha incontrato nella vita, lo rigiudica, lo riattraversa tutto per andare fino in fondo all'essere, perché noi non siamo angeli e quindi in fondo all'essere non possiamo andare volando in cielo, ma possiamo andare rigiudicando, riguardando tutta la nostra vita, e attraverso la vita, la storia, l'esperienza che si arriva in fondo all'essere, si può arrivare in fondo all'essere. E Dante fa questo viaggio, e allora io vorrei prendere Dante nel momento in cui sta per finire questo viaggio, in quel testo meraviglioso che è la preghiera alla Vergine, che tutti più o meno conoscono, uno dei testi più belli della poesia di tutti i tempi, una poesia universale, che è il momento in cui Dante sta per fare l'ultimo passo, sta per arrivare dove sa che deve arrivare. Ed è un testo che voglio commentarvi brevemente e poi leggere. Lo faccio anche perché in questo testo si capisce una cosa. Voi sapete che questo testo Dante lo fa dire, questa preghiera la fa dire a San Bernardo. Dante, che era anche un furbacchione, cosa fa? Prende San Bernardo, che era il miglior pregatore di vergini che c'era nel tempo. San Bernardo era molto famoso per le sue preghiere alla Vergine. Prende San Bernardo e gli fa fare una preghiera per lui. Quindi mette le sue parole in bocca a San Bernardo e San Bernardo fa questa preghiera. San Bernardo, oltre ad essere un grande pregatore di vergini, era uno dei teologi, insieme a Guglielmo da Thierry, ad Abelardo e a pochi altri, che stavano discutendo tra loro, un secolo e mezzo prima di Dante, di una cosa molto importante che mi ha fatto venire in mente adesso Augusto mentre mi presentava. Perché di cosa discutevano anche in maniera molto violenta questi teologi tra di loro? Erano teologi e monaci. Discutevano di quello che era il loro problema. Cioè discutevano di che cosa? Come si fa a conoscere Dio? E dicevano, forse l'unico modo per conoscere Dio è amarlo. Come fai a conoscere Dio se non amandolo? Cioè l'amore conosce. L'amore è un modo di conoscere. Tant'è vero, come spiegano gli storici, che nello stesso momento nasce la grande poesia provenzale. Mentre questi teologi discutono tra loro se amare è conoscere Dio, nasce la grande poesia provenzale che, diciamo così, laicizza il problema stesso e dicono: bene, cosa significa conoscere la donna? Significa amarla. L'uomo amando conosce. Questo non voglio fare la lezione né di teologia né di letteratura, però capite che è una grande questione. Cioè Dante alle spalle ha questa grande questione: come si fa a conoscere? E che rapporto c'è tra amore e conoscenza? Questo è un problema che ci portiamo tutti addosso. Prima appunto Augusto diceva: io non posso presentare Davide perché gli voglio bene. Come se l'amore fosse una specie di problema per la conoscenza. Ma noi conosciamo meglio le cose che amiamo o le conosciamo peggio?
Questo è un problema che lascio così, ma Dante aveva questo alle spalle. I grandi teologi discutevano su amare e conoscere Dio e i grandi poeti discutevano su amare e conoscere la donna. E Dante, come sapete, crea una grande sintesi perché lui, amando una donna, arriva a conoscere Dio. Fa questo grande azzardo, Dante fa un azzardo fantastico, fenomenale, per questo è un grande poeta, perché azzarda in maniera strepitosa che amando Beatrice lui arriva a conoscere Dio. E questo testo inizia, come sapete, con dei versi molto famosi e dice così: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Questa c'è naturalmente una verità teologica, no? Per chi ci crede, la Madonna è figlia, come dire, riesce a essere contemporaneamente madre e figlia di Dio, quindi di suo figlio. C'è anche una verità psicologica, perché le cose vanno insieme, e noi tutti sappiamo che è vero che le madri rinascono un po' dei figli, no? In quell'immagine che per fortuna è replicata milioni di volte nella storia dell'arte della Madonna col bambino, si vede, come in tutte le maternità, anche le maternità normali, che una donna, guardando il proprio figlio, rinasce in qualche modo, riprende vita. Umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Ah, pensate, a proposito del verso di prima, che Michelangelo, voi sapete, scolpisce una famosa Pietà, quella che è a destra, entrando a San Pietro, la sua scultura più famosa. E Michelangelo, quando scolpisce questa Pietà, incappa un po' in una critica, perché quando tolgono, svelano la statua, il cardinale, uno dei cardinali che l'aveva commissionata, diciamo così in fretta, gli dice: ma c'è qualcosa che non torna. Non so se avete presente quell'immagine, quella statua. La ragazza è troppo giovane, è una ragazza giovane, 17-18 anni, che ha in braccio, cioè nella Pietà, un uomo adulto. E fanno questa osservazione a Michelangelo: non torna. E Michelangelo rispose dicendo: ma il poeta Dante dice figlia del tuo figlio, perché nel rapporto tra la Madonna e Gesù va in crisi il tempo, inizia un'altra cosa. Umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Mi fermo un po' su questo verso, che tra l'altro è quello che il mio amico Benigni, leggendo un mio commento a questo verso, l'ha usato poi per il suo spettacolo, perché è un verso che quasi tutti saltano. Cos'è il termine fisso d'eterno consiglio? Invece è una cosa molto bella, perché secondo me, perché cos'è il termine? Intanto è una bellissima parola in italiano, che termine vuol dire il bordo, che termina il palco, ed è anche una parola, il termine, no? Quindi, il terminal degli aeroporti, cioè il punto finale, il terminale, il punto finale, no? E qui dice termine fisso di eterno consiglio. Che cos'è l'eterno consiglio? L'eterno consiglio è il pensiero di Dio. È Dio che, come direbbero nei fumetti, mumble, cioè è là che pensa eternamente, no? È là che si scervella eternamente, che pensa. E cosa pensa Dio da sempre? Essendo un padre, come tutti i padri, anche quando non ci pensano, pensano al bene dei propri figli. E quindi Dante sta dicendo che Maria, si sta rivolgendo a Maria, è un termine a cui questo grande pensiero di Dio, questo pensiero infinito dei secoli, dei millenni, dei miliardi di anni, questo pensierone di Dio a un certo punto si fissa, termine fisso, si fissa su questo termine, su questo nome di Maria. Perché se ci pensate, è come se a un certo punto Dio si fosse innamorato di Maria, si fosse fissato su questa ragazza e, con la famosa scena dell'annunciazione dell'angelo, avesse chiesto il permesso a Maria, dicendo: se questa ragazza mi dice sì, può iniziare una grande storia d'amore nuova, può iniziare finalmente una storia d'amore libero tra gli uomini e Dio. Perché Dio sapeva che qual è il modo con cui gli uomini possono, i suoi figli possono salvarsi, possono star bene. Possono star bene se amano Lui, se amano Dio. Ma un amore obbligatorio non si può, non ha senso un amore obbligatorio, cioè un amore libero. E quindi Dio pensava: come faccio a farmi amare liberamente dagli uomini? Come faccio a farmi amare dagli uomini non come sottomissione, ma come amore libero? E si fissa su Maria, come dice: se questa ragazza mi dice di sì, attraverso il suo primo sì può iniziare una grande storia di libertà e di amore, che è una cosa strana. Però Dio, ecco, e Dante sta dicendo questo: termine, tu sei Maria, il termine, il nome su cui Dio si è fissato nel suo eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Fattura, adesso un termine che in questi giorni è un po' antipatico, la fattura vuol dire che ti sei fatta, no? Sei fatta da lui. Nel ventre tuo, sentite che bello questo verso, nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace,
così è germinato questo fiore. Questo fiore è il paradiso, no? Dante è la grande rosa del paradiso. Dice, questo fiore è germinato, siete che bello, che realismo medievale è bellissimo, questo fiore, il paradiso, è germinato dal tuo ventre. Non usa altri termini, dal ventre di una donna è germinato il paradiso. Pensate che carnalità e che spiritualità insieme, no? che cosa grande che fa, e che poi è vero, cioè per Dante era vero questo, non era una metafora. Per lo cui caldo nell'eterna pace è germinato questo fiore. Qui, in paradiso, tu, Maria, sei a noi meridiana face di caritate, giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Qui c'è il segno centrale della carità, dell'amore, e giù tra gli umani sei una fontana vivace di speranza. Qui fra l'altro Dante copia proprio da Bernardo, fontana vivace è un'espressione che aveva usato Bernardo riferita a Gesù, e qui Dante la prende, la ruba proprio e la riferisce a Maria. Poi avanti dice, donna, si rivolge proprio come termine medievale, domina, donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar senza ali. Se uno ha un desiderio non ricorre a te, è come uno che vuole volare senza ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al domandar precorre. Sei così buona che anticipi le nostre domande. E poi sentite, quasi si incanta, è bellissimo questo incanto, perché è come se ripetesse una cosa tre volte, dice in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te si aduna. Sì, questa ripetizione è meravigliosa e noi sappiamo tutti che nella vita, siccome la vita è un po' una ripetizione, si può ripetere in due modi, o si ripete calando o si ripete aumentando. E qui Dante aumenta, no? Dice tu sei la cosa bella, no? Dice tu sei misericordia, pietà, magnificenza, poi dice in te si aduna quantunque in creature di bontà, cioè tu sei la somma di tutte le cose buone, no? Come quando un innamorato di fronte alla propria donna dice come sei bella, come sei bella, come sei bella, il terzo come sei bella è di più del primo, cioè è come se fosse una ripetizione che cresce. Or questi, San Bernardo che parla, indicando Dante, dice questi, che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui ha vedute le vite spiritali ad una, cioè San Bernardo indicando Dante dice questo qui, che viene dall'infima lacuna dell'universo, qui gli esegeti sono discordi, c'è chi dice dalla terra o dall'inferno, insomma, viene proprio dal buco della storia, ed è venuto fin qui, ed è bello questo pezzo perché dice, è come se Dante per un attimo, noi siamo fortunati perché abbiamo anche avuto il cinema, abbiamo il cinema, Dante non ce l'aveva, in questo momento è come se Dante facesse un velocissimo flashback, per cui dice le vite spiritali ad una, cioè come siccome sta facendo l'ultimo passo, però per un attimo vuole che ci ricordiamo di tutti quelli che abbiamo visto, di Paolo, di Francesca, del Conte Ugolino, di Guinestelli, di Cavalcanti, cioè tutti, ricordiamoci di tutti, in questo momento ad una, quanto durano le campane, assessore? Poco? No, se mi sentite lo stesso, vado avanti, mi sentite? Ok. Ad una, eccetera. Supplica te, no? Dice San Bernardo, dice, questo qui supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E poi aggiunge, anche qui un po' furbescamente, Dante, che era un grande scrittore, quindi sapeva anche le strategie del testo, come dicono oggi i critici, dice, e io, è Bernardo che parla, ricordiamocelo, e io, che mai per mio veder non arsi più che io fo per lo suo, cioè io che non sono mai stato così ardente di preghiera come oggi sono per lui. Naturalmente è Dante che scrive queste parole, quindi è Dante che fa dire a Bernardo di essere un bel gioco. Dice, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacere gli si dispieghi. Bernardo dice, stiamo per fare l'ultimo passo. Chi ha letto la commedia sa che prima, ogni volta che c'era un passo importante, Dante faceva una supplica alle muse, ad Apollo, come tutti i poeti si rivolgeva agli dei della poesia. Qui sa che bisogna calare la briscola, diciamo così, bisogna farla l'ultima grande supplica, e quindi si rivolge direttamente alla Madonna, dice, solo tu puoi togliere le nubi, fare in modo che la visione avvenga. E poi aggiunge una bellissima chiosa, aggiunge, ancora ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi,
qui una notazione molto bella, perché Dante, come si dicesse, Dante sapeva, come tutti gli uomini antichi e moderni, che se vedi direttamente Dio puoi diventare pazzo. Cioè Dante, come tutti gli uomini antichi e anche moderni, sa che vedere l'essere direttamente può portare alla follia, può squinternare la testa di un uomo. E allora aggiunge questa piccola chiosi, dice: io poi ti prego che i miei affetti, cioè il modo con cui ho di trattare le cose, l'affectus per i latini era questo, cioè era il trattare la realtà, voglio che rimanga sano. Cioè Dante dice: fammi vedere l'essere, ma dopo voglio mangiare le tagliatelle come prima, voglio amare come prima, cioè voglio che la mia vita sia normale, non voglio diventare matto. E poi aggiunge, finendo: vinca tua guardia i movimenti umani. E qui, scusate, c'è una cosa che vi devo dire che a me preme molto, perché è il momento in cui Dante scrive gli ultimi versi in cui ci fa vedere Beatrice. Allora, qui voi dovete immaginare, come penso possiate fare, quest'uomo ha fatto tutto questo per lei, appunto, come ho detto all'inizio. Spero che Dio mi dia abbastanza giorni per scrivere di lei quello che nessuno ha mai scritto per nessuno. Lui ha scritto la commedia per lei, come dice Borges, per rivedere Beatrice. E poi questo è il momento in cui Dante deve lasciare a noi, e sa benissimo che il suo poema sarebbe durato per tanti secoli, deve decidere come lasciarci Beatrice negli occhi. Cioè, che ultima immagine darci di lei. Voi sapete, Dante era già un uomo anziano per il tempo, più di 50 anni, era a Ravenna, una vita vissuta in esilio, tra l'altro faceva, come tutti i poeti, anche un mestiere un po' del cavolo, perché faceva, diciamo, l'ambasciatore un po' di serie B. Pensate che Dante è morto nella pineta di Ravenna, di febbre malarica, tornando dopo aver fatto un'ambasceria a Venezia per difendere il sale di Cervia, le saline di Cervia vicino a Ravenna, perché i veneziani e i cervesi litigavano sul sale. Quindi mentre lui scriveva il Paradiso si occupava di queste cosucce, e tornando da un'ambasceria morì dopo aver finito di scrivere questi versi. E io immagino cosa voleva dire per Dante dover decidere come lasciarsi negli occhi questa ragazza, questa cosa di cui lui aveva detto: tu sei venuta da cielo in terra miracolo mostrare, e per la cui perdita aveva iniziato questo viaggio infinito. Ed è lì a Ravenna che deve decidere come lasciarsela negli occhi. E a me colpisce, perché qui si vede proprio la grandezza umana, oltre che poetica, di Dante, perché dice così: vinca tua guardia ai movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani. Cioè lei, questa ragazza per cui ho scritto tutto, ce la fa vedere come un puntino tra gli altri beati, e non un monumento isolato, come una nella folla, che fa così per lui, che chiude le mani, cioè che fa amen. Perché Dante ha capito che cos'è l'amore, perché l'amore è come dire amen, è dire che la tua vita sia, che il tuo viaggio sia. E fissa Beatrice con questo piccolo gesto semplice di fare amen per lui. E questo, secondo me, è una cosa, a me fa tremare i polsi ancora tutte le volte che ci penso, perché a parte adesso una grande intuizione su cos'è l'amore, è che lui decide di non lasciarci lei con un monumento, con una cosa, ma è una ragazza, come l'ha incontrata per le strade di Firenze, una ragazza, un puntino nella folla, che però ha avuto questo valore per lui, gli ha fatto fare il viaggio per arrivare fino in fondo al destino, ha fatto amen, è stato l'amen per la sua vita. E se ci pensate, la preghiera della Vergine finisce così, e se ci pensate è anche un grande azzardo, come gli rimproverò Petrarca non a caso. Petrarca chiuse il canzoniere anche lui con una preghiera alla Vergine, dove dice: la vera Beatrice è la Madonna, come dire a Dante, come rimproverando Dante, dicendo: hai osato mettere il nome di Beatrice, cioè della tua donna, in una preghiera a Maria. Mentre invece Dante fa proprio questo azzardo, mette il nome della donna che ama in una preghiera alla Madonna, come se oggi, non so, come se uno di noi riscrivesse il Padre Nostro e ci mette dentro il nome della persona che ama. Pensate che forza, che anche che sicurezza da un certo punto di vista, che amore grande. E soprattutto c'è questo gesto straordinario con cui questa ragazza ci ha lasciata negli occhi, che è appunto questo gesto di fare così, per dire: la tua vita sia amen, amen. Perché noi sappiamo, chiunque di voi ama sa, che l'amore in fondo non è un possesso, ma è dire tu sia, che il tuo viaggio sia. Io voglio essere un amen per te, non voglio essere una gabbia o una specie di circonferenza dentro cui devi stare, no? Io voglio che il rapporto con te sia come un amen, perché la tua vita sia fino in fondo, no? Perché il tuo viaggio all'essere si compie. E Dante ci lascia Beatrice così, e secondo me questa è una delle cose bellissime della commedia. Ve lo rileggo interamente. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso in tra i mortali, sei di speranza, fontana, vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te si aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui ha vedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più che il fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi. Vinca a tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati, per i miei prieghi ti chiudono le mani. E ora, facendo un super azzardo, dopo avervi letto cose di Dante, leggo cose di mio. Questo è l'accostamento, capite che è perdente. L'arte è una grande sconfitta sempre, per fortuna. Quindi vi leggo una poesia che voglio dedicare anche per ringraziamento agli amici che hanno organizzato questa bella lettura dei poeti che ho ascoltato fino adesso, ed è una poesia che si riferisce a un festival di poesia molto lontano da qui, in Nicaragua, dove mi trovavo qualche anno fa, e quindi i nomi che sentite sono dei poeti che c'erano lì, e la poesia dice così: il folle che vagava tutto sporco sulla piazza nella notte profumata, lo vedo ora che è presto ed è domenica, oscilla in chiesa, gli occhi finalmente chiusi. La puttana si chiama Londra, il lago è color del fango, ha isole per ogni giorno dell'anno e il vento ha il potere floreale di staccare la vita dalla vita e lasciarti sulla strada agonizzante, felice e innamorato. Mille dei miei figli vedo vendere fischietti, uccelletti di legno, dammi Cordoba, dammi, piango la loro sfortuna. La musica che ti fanno per onore è una persecuzione, sono gentili, dicono sì, sì, e non succede niente. Jordi Virayonga è il mio fratello ateo di Barcellona, la poetessa Yolanda Campos ha una timidezza ferita, Marcos è un dolce messicano in gita di dolore, Laura ha una gemma indiana sulla fronte e un infinito bianco nel cuore, un ratto negrito è l'anziano poeta brasiliano, ma la più chiara fu Marit, norvegese, che non accettò nessun invito e stringe il mio regalo con una pace violenta. Legge poesie sugli anelli e su Dio. Jenny, la studentessa dell'organizzazione, fu la mia allegria disarmata mentre si guardava oltre la morte la bocca del vulcano, lontani da ogni desiderio infelice. Tornai non più come ero. Il paese intorno alle acque aveva un fuoco alle palpebre e me lo trasmise. Nulla più valse a riparo. Il mondo è una domanda che mi apre le vene. Poi vi leggo una poesia che forse ha a che fare con qualcosa che si diceva prima. Dice così: voler bene a una persona è un lungo viaggio. Rupi, cadute d'acqua e bui improvvisi, dilatati, il chiuso di foreste, lampi a volte sul silenzio così vasto del mare, e strade sopraelevate, grida, viali immersi all'improvviso in una luce sconosciuta. Voler bene a uno, a mille, a tutti, è come tener la mappa nel vento. Non ci si riesce, ma il cuore me l'hanno messo al centro del petto per questo alto, meraviglioso fallimento.
sugli altipiani di ogni notte, eccomi con le ripetizioni e le mani rovesciate della poesia, non farli stare male, sono tuoi, non farli andare via. Poi volevo leggervi una poesia, le ultime due, sono due poesie che hanno a che fare con l'arte. Io credo che in questo momento qui soprattutto sia chiaro che quello che noi abbiamo da salvare, da preservare, da tramandare, soprattutto nel nostro paese, è l'arte, la bellezza, la letteratura, l'arte. E c'è una responsabilità grande, per cui anche iniziative come queste, nel nostro festival, sono utili perché aiutano a ricordarci queste cose. Anche perché, siccome non siamo in Gabon, cioè non abbiamo i diamanti o il petrolio, noi abbiamo questo, l'Italia ha questo. E non è che chiunque di voi, come me, ha girato un po' tutto il mondo, sa bene che non è che il mondo guarda l'Italia per sapere chi è il ministro degli esteri o il ministro, cioè non gliene frega niente la nostra politica, ma vogliono sapere da noi se cos'è Michelangelo, cos'è Caravaggio, cos'è l'arte romanica, cos'è il barocco, questo chiedono all'Italia. E noi bisogna che non smettiamo di fare questo. Ora vi leggo una poesia che si chiama Pietà di Michelangelo Vagone. Quando si torna da Roma a gallerie si devono passare molti bui, lampi, strane, fratture della luce e i silenzi del corpo in questi treni veloci. È difficile riconoscere il proprio volto nel lampo che lo fotografa sul vetro, gli occhi al magnesio degli anni. Il tizio che per tutto il viaggio fissa la borsa chiusa di fronte a sé, la ragazza coi capelli colorati e il labbro forato che vuole raccontare la sua vita ad un estraneo. E l'altro, brutto, gonfio, di medicinali, il cappello tirato sulla calvizie, piange, o forse ha pianto. Leggo nella rivista delle ferrovie, 1498, 500 anni dalla Pietà di Michelangelo, e vedo quell'abbandono senza posa, le lunghe braccia bianche, la madre così ragazza, il corpo di Dio che dorme in quell'assorto bianco, materia che non può credere a se stessa, come questi viaggiatori, nel sonno che ingigantisce i vagoni nella sera. Poi per finire, anche per ringraziarvi, voglio leggervi, non l'ho mai letta in pubblico perché è una specie di cosa appena uscita, questo è un testo che scrissi per il mio amico Lucio Dalla, che purtroppo è morto poco tempo fa, come sapete, e lui doveva fare a Firenze una lettura con musica dedicata a Benvenuto Cellini. Allora mi ha chiesto se gli scrivo una cosa che poi avrebbe usato in quella serata. Bravo Cellini. La perfezione è un'ossessione, una lunga maestria, paziente e famelica come una malattia o un lampo, il riflesso di un passo di donna in una vetrina, o è un incendio di me con la cosa, o un regalo, è un sacchetto della spesa posato per terra, dimenticato da chissà. Cos'è la perfezione? Un sogno o una città dove i semafori, le anime troveranno un ritmo solo? O è la linea dei tuoi occhi chiusi nel sonno, un volo preciso di fenicottero sul mare? È un fenicottero che non l'ha fatto nessuno, o l'hanno fatto senza firmare. Bravo Cellini, dicevano senza rubare il sole nero del mio petto e fermare gli animali dei miei fianchi, senza coprire quel buco da cui veniva la precisione, i minimi bianchi fuochi del bronzo, i miei radar micidiali sulle venature dell'argento. O forse, oltre quel fosso, nella ferita a tutte stelle della mia vita, cuore, buco di serratura, stava silenziosa una faccia topina di luna, e come su un'aratura nei campi la notte stava così chiaro il vento. Era la sfacciataggine di Dio che mi stava addosso come un dolcissimo cane da guardia. Benvenuto, mi diceva la mia mamma con amore, dopo che mio padre lo urlò nel cielo nero, perché venivo come un forestiero da un altro pianeta o dalle isole lontane del dolore. Io non so se sono il benvenuto in questo mondo imperfetto come me. Mi tapperò gli occhi per aprirli più piano e vedere Firenze, dire ci sei, lo sai che ti amo. Senti tutta la concentrazione del cuore
i millimetri tra il nulla e l'amore. Mi piaceva seguire il sole calare sui muri, volli volare dalla prigione dove i giorni erano belli ma oscuri. E forse ho sempre saputo che la perfezione è il perdono, quello che arriva da Dio, e il perdono che c'è nelle cose come una loro canzone.